Altro giro, altra corsa, signore e signori. Quella sole d'agosto, sempre qua piove, diluvia. Un pazzo con dove capelli, siamo? Sono inguardabili, dopo l'asino. Bene, ci troviamo a Liverpool, la città dei Beatles. E qua canta chiunque. Infatti c'è musica ovunque. Cantano tutti. Ovunque. In ogni pub ci sono i cantanti, oppure c'è il karaoke. C'è un bordello di pazzi. Ma peccato che piove costantemente. E quindi va bene, procediamo. No, diciamo fare... Vediamo un po', procediamo. Il centro di Liverpool è quasi tutto isola pedonale, come si può notare, anche se non si riesce a vedere granché di niente, perché con gli ombrelli questa è la situazione. Però va bene. Noi passeggiamo cercando di andare a trovare i Beatles e compagnia bella. Andiamo. Sempre in questo casotto di pub dove si canta eccetera, stiamo andando verso il museo dei Beatles. Ragazzi, che casino! Mamma mia! Incredibile! Non si capisce niente! Ok, siamo arrivati al museo dei Beatles. Ci tocca perché comunque è l'unica, cioè la città dei Beatles, andiamo a capire. Assordante! Procediamoci all'interno del museo dei Beatles. Tre piani di esposizione che ci mostrano tre differenti i tre differenti stili e epoche musicali dei Beatles. Vabbè, se quello del 3 siamo con la guida musica, con l'audio guida, e cerchiamo di vedere un po'. Qui troviamo la prima batteria suonata dai Beatles, da Ringo Starr e da un altro che c'era prima, e questa è la parte di Amburgo, dove i Beatles si esibivano tutti in intera pelle. Vabbè, procediamo. Le mani di Ringo Starr, parte della sua batteria, e qua comincia il successo planetario dei Beatles. Queste sono le casse dei concerti quando erano in giro per il mondo. Non so perché c'è una statua della libertà qui dentro, ma siccome noi andiamo alla ricerca delle statue della libertà, ma questa volta non siamo a Parigi ma siamo a Liverpool, noi la fotografiamo. Procediamo. Siamo nel terzo piano, il piano dedicato agli anni 1967-1970, quindi la parte finale della carriera dei Beatles. Ancora non abbiamo visto John Lennon con la sua amata. Questa è la famosa traversata di Abbey Road a Londra, e qua siamo nella sessione dell'ultimo LP dei Beatles, di Lady B, 1969. Loro hanno fatto un film, un documentario, qua sono sui tetti di Londra. C'è anche Yoko Ono, l'ho trovata. E ancora però non avevo niente sulla morte di John Lennon, e non so se lo diranno. Si sono sciolti nel 1970 e hanno venduto più di 2 miliardi di dischi. E con questi sentimenti il museo dei Beatles finisce qui e noi procediamo. Un grande casino! Il Beatles Bar. E ci sono anche le statue dentro. E qua c'è una tizia, chi sarà? Sono un macello là fuori. E tra un casotto e l'altro guardate anche i murales. Macello everywhere. Sfortunatamente ha finito di piovere, sta solo schizzicchiando just a little bit. Procediamo. Lasciamo il centro storico e anche un po' il centro commerciale, da questa parte c'è stata la giardinata tutta fatta in erba, e adesso ci avviciniamo verso un viale, verso il fiume, come si chiama il fiume? Mersey. Perché il l'estuario, il delta del... Liverpool sorge sul... Delta? Sul delta del fiume Mersey che si butta nel mare d'Irlanda. Wow, giriamo la telecamera. Questo è il viale, appunto, e in fondo arriviamo al fiume.
siamo arrivati alla Darsena con quei palazzi vecchi dietro i palazzi nuovi, la dock del fiume, vediamo Messi, abbiamo detto, andiamo. Stiamo passeggiando sulla Darsena, questa è appunto una Darsena, come potete vedere, con portici, e c'è la Tate Gallery qui sopra. Basta, procediamo. Peccato, hai fatto buono. Allora, mio marito si è fissato per questo ombrellino pagoda style, che c'è anche Rainbow, 8 pound, che si può pure fa. Ma come lo porto in giro? Neanche nella valigia ci va. Lo dobbiamo portare sempre nella zavorra in mezzo. Non so. Carino. Si vede male, ma questo mi fanno ricordare che quest'anno c'è stato l'Eurovision qua a Liverpool. Bello, bellissimo. E noi non potevamo venire. Vabbè, secondo anno che ce lo perdiamo. Allora, questi Beatles qui sono fatti dai Jelly Beans. Guardate. Guardate, sono tutti jelly beans. Tutte caramelle. E questo ci ricorda che esistono jelly beans e Bimbo. Faremo anche quest'anno il giochettino? No. Yeah, e Claudio lo vuole fare? Fa lui, io no. Lui è Jacopo. Buongiorno Liverpool, buongiorno tempo di beep, ma tutto a posto, uscirà il sole alle 2, non lo sappiamo, quello che hanno detto. Adesso con la primary school alle nostre spalle ci giriamo e stiamo cercando di indovinare questa cosa. La cattedrale, dice ottava più grande del mondo e prima più grande in Gran Bretagna. Va bene. Quella più grande e bestialista. Eh sì, è alta, è altissima. Andiamo a vedere la cattedrale, che non sappiamo che lato sia. Allora, siccome il gotico è nato a Glasgow, non a Liverpool hanno deciso di edificarne una tra il 1970 e il 1980, quindi questo è un falso d'autore. Stile gotico. Un falso d'autore. Stile gotico. Sì, ma non è. Ma mica nell'epoca gotica. Va bene, procediamo. Entrata libera, donazione consigliata. Uno spicciolo. Cos'è? Wow. Non si può scegliere di qua, immagino. Gigante, è gigante. Anglicana, è anglicana. Molto bella. Fatta veramente molto molto bene. Questa cosa che ti inducono a donare 5 euro con il tizio che sta lì all'ingresso, 5 pound, ti mette molto in soggezione, quindi come tutti quelli che sono entrati. Entrata libera, ma ti consigliamo di donare 5 euro. Però come tutti quelli che sono entrati, ci siamo infilati a casa loro nel cercando di evitare l'attenzione. Ma non è alta, non ci abbiamo manco un centesimo. Imponente è imponente, eh? No? E dalla cattedrale passiamo ad un'altra cosa per cui Liverpool ha il primato sempre dell'isola, delle isole britanniche. Il primo insediamento di cinesi e che ha creato la prima Chinatown in UK è stato proprio qui a Liverpool. Andiamo a girare la telecamera. Questo arco cinese che fa entrare appunto in Chinatown è mastodontico, bello. A fianco c'è qualche altra cosa, cos'è? Non si sa, però noi siamo qui per l'arco cinese, andiamo dentro Chinatown. Ovviamente non c'è manco un'anima del purgatorio, perché è domenica, ma
hanno baldoriato fino a stanotte. Hanno baldoriato fino alle 3 di stanotte, hanno fatto alle 4. Infatti, non si sa. Adesso che sono semplicemente le 10 meno 20, non c'è un cane, è domenica, è normale che sia così. Niente. Procediamo. No, questi sono i leoni che preannunciano Draghi, che in fondo c'è Chinatown. Questa cattedrale, la cattedrale di San Luca, non ha il tetto, se vedete da questa porta, è sulla cantata. Vedete? È domenica e noi facciamo la traditional breakfast. Anche se la mia è vegana, va bene. È buonissima. Non mangeremo a tanto, ovviamente. Fai un no. No, non ci pensa neanche. Passeggiando ci ritroviamo. Siamo arrivati sotto la torre della Radio City Hall. Si salirà, andiamo a vedere. E siamo al top of the tower, Radio City Hall. E da qui possiamo guardare tutto. È stupendo. Andiamo a vedere cosa si vede da qui. Questa circolare che vedete è la cattedrale cattolica di Londra, di Liverpool. Cristo Re, perché sembrerebbe che quella sorta di corona in cima rappresenti la corona di spine. Belle, bellissime, posso dire, vabbè. Di Cristo e la circolarità, ovviamente. Questa è la stazione Lyme. Andiamo avanti. Dove siamo appena stati? La cattedrale di Cristo, anglicana. È bella grande. Falso storico. Procediamo. Il fiume Mersey si vede molto chiaramente. Bellissimo. Queste sono le tre grazie. Grazie, Graziella e Bisogna. Va bene, queste si chiamano proprio così, eh? Come si chiamano? Non lo so, ma sono una, due e tre. E questo è l'estuario del, come si chiama questo fiume? Mersey. Mersey. E là si entra nel mare di Irlanda. E qua la regina Vittoria in tutta la sua bruttezza, se posso dire. Adesso giro la telecamera. Sì, era proprio brutta, oggettivamente. Ma qua era vecchia. È vecchia. E procediamo. E siamo arrivati a quelle che si chiamano le Tre Grazie. 2 e 3, questa non lo è, questa qua, quella di dietro sì, quella e quell'altra. Non capisco perché le tre grazie, ma perché sono tutti edifici che sono nati all'inizio del 1900. Procediamo. Questi da questa parte possiamo vederle un po' meglio, le tre grazie appunto. Siamo sul fiume, da quest'altra parte c'è il museo di Liverpool e da qua si rientra nella dock, la Darsena, dove eravamo ieri, non si vede qua, dove non sarei adocchiato quell'ombrello a pagoda, non se lo conto. Ed oggi a Liverpool regalano la 7 Up senza zucchero, e vai! E oggi il nostro caffè nero quotidiano, oggi troviamo la pistaccio e chocolate pistaccio mousse cake. Proviamo. Ultima passeggiata nel cuore di Liverpool. Città sempre molto crazy e piena di gente, anche di domenica. È uscito il sole leone, come potete vedere. Amen, si sta benissimo. La gente subito ci manda lungini. Noi no. Beh, non mi sembra il caso. Destinazione Poundland. Dobbiamo andare a comprare qualche altro biscottino per i viaggi. Non c'è più niente. Processione. Ok, sconcerto. Chiudeva alle 17. D'altro canto oggi è domenica. E quindi non possiamo. Molto male. E adesso? Trovo un'altra missione. Altra missione. Non mi viene? Procediamo. Oggi è più tranquillo e sta molto meglio. E queste strade sono troppo carine. Guardate come sono carine. Procediamo. Comunque questa città mi fa perdere il senso dell'orientamento. È incredibile, ma non riesco a orientare. Ci sono tre strade identiche al centro, quasi con tutti gli stessi negozi. E mi fanno perdere il che è tremendo.
No, no, però siamo tornati qua ai Beatles. Volevo andare a vedere se si riusciva ad entrare in quel baretto di sotto dove c'erano le statue. E come dice questo qui, Liverpool is the pool of the life. Ma chi è? DJ Young. Vabbè, la piscina della vita. Me le piace, mi piace. La piscina o la pozzanghera? Pare che questo sia un famosissimo club, il Cavern, dove che lo sapeva fino a Damien, che aveva detto: ma ci siete andati? Ma sei andato al museo l'altro giorno, sì o no? È la tizia che ha fatto suonare per la prima volta il video, ha comprato il Cavern Club. Esatto. Cioè, questo capisce tutto di inglese, eh? Ma io non l'ho letto quel periodo. E dopo una colazione a base di muffin salato con avocado, pomodorini, formaggio che si chiama, come si chiama questo formaggio? Non lo so, comunque una roba, e cipolle che ho tolto, ma qualcuna mi si è infilata in bocca e la sento, e Rosario ha preso il porridge. Adesso lasciamo Liverpool con una bella giornata oggettivamente e ce ne andiamo alla prossima tappa. Signore e signori, è stato un piacere, grazie, sigla. Rimanete con noi, sigla.